Aspettiamo senza avere paura domani uno spettacolo scritto a sei mani, pensato a sei mani durante il lockdown. Questa sera una prima nazionale per la 20ª edizione di Prima Fila con un ensemble d'eccezione, diciamo. Come è nato poi questo titolo, che ovviamente è un chiaro rimando a Dalla, e come nasce, insomma, l'ensemble particolare di questa sera? La difficoltà dell'intervista è sempre chi deve partire, chi parte, maestro, parti tu. No, parti tu. Ma è nato innanzitutto durante il lockdown, stranamente, ma noi non sapevamo che a breve sarebbe successo quello che è successo. Quindi l'abbiamo scritto prima, fidandoci insomma della voglia di fare un concerto, un spettacolo su Dalla, però inquadrando Dalla anche dal punto di vista uomo, oltre che musicista. E quindi siamo avvalsi, diciamo così, delle nostre competenze musicali e teatrali, quindi coinvolgendo Dario, per scrivere proprio uno spettacolo fra musica, appunto, e parole. E poi però dovevamo fare la prima e è successo quello che è successo. E neanche a farlo apposta, questo titolo, Aspettiamo senza avere paura domani, l'avevamo già scelto, già Sì, prima, vero? infatti sembra un gioco venuto dopo, invece in realtà l'idea era precedente al lockdown, il che significa che in realtà chiediamo a noi stessi, al pubblico, di non aver paura del domani, perché siamo in un periodo storico dove probabilmente c'è una paura per il nostro futuro, per i nostri figli e per dove stiamo andando. Maestro Moraca, lei come si è trovato in questo trio, ma soprattutto come si è trovato, a parte l'amicizia, no? A lavorare da autore musicale con un autore teatrale? Ma vabbè, con Dario ci conosciamo da una vita, per cui era anche il mio sogno, con Cesare già da un po' di anni, però insomma poi ci siamo ritrovati e questa mia passione per la canzone d'autore italiana mi ha spinto, insomma, sotto ovviamente suggerimento di Cesare, di fare un omaggio ad un cantautore abbiamo pensato Dalla. Perché merita veramente di essere omaggiato per le canzoni che ha scritto e poi c'è teatro nelle canzoni. Dario è entrato giusto, cioè in modo veramente, in maniera raffinata io lo definirei. Poi siamo tre caratteri diversi, abbiamo un modo di stare sul palcoscenico diverso e questo ci lega tantissimo, cioè ognuno compensa l'altro. Questa è stata la bella cosa che secondo me ci sta facendo insomma proseguire e di fare concerti tanti ne stiamo E ne faremo. facendo. No, Calabrese e De Luca, qual è la sensazione invece di essere in una stagione che quest'anno compie 20 anni e di portare questo spettacolo in un teatro che fondamentalmente è casa vostra? sì, questo è un teatro che è casa, è teatro di casa e tante cose abbiamo fatto su queste tavole di palcoscenico. È bello, ma per me non è la prima volta, stare su questo palco, non utilizzando solo la prosa, ma utilizzando anche la musica e il canto. E in questo caso con un po' di ansia in più, perché naturalmente si canta Dalla e non si cantano canzoni da noi scritte. Però mi sembra che è una scommessa vinta. La cosa interessante è che ci sono tre autori in scena, autori di musica e parole e autori di drammaturgo, che riflettono, ragionano, cantano e portano le parole di un altro grandissimo autore. Poi questo fatto di Castrovillari, che almeno quello che, cioè, almeno io, ma credo ne abbiamo parlato qualche volta anche con Dario, noi non subiamo questa locuzione di Nemo profeti in patria, nel senso no. Nel senso, quando facciamo le cose in questa città, per fortuna, la gente, insomma, segue, viene, è sempre attenta, è sempre, quindi non sentiamo questa cosa, no, che gli altri a volte sentono sulla propria città, almeno con Dario ne Sì. parlavamo l'altra volta. Castrovillari ci vuole bene, mettiamola così. Dicevamo quindi un debutto questa sera con un ensemble particolare. Questo lo dico io. Sì. Questo progetto nasce in trio,
Poi una sera ho proposto a Dario Assasà, ma perché non chiamiamo gli amici nostri musicisti, Roberto Musolino al basso, Francesco Montebello alla batteria, Roberto Risorto, e creiamo una cosa diversa. Così è nata, insomma, questa situazione con una band, con un gruppo che sono due situazioni completamente diverse. Quindi noi questo spettacolo lo portiamo in doppio... Sì, ha una doppia veste. Ha una doppia veste, una appunto quella in trio, molto più intima, molto più da salotto, che gira da un po', e questa invece che debutta qui con questa formazione più... Full band, come si dice, full più, band. Più grossa, e che naturalmente fa attenzione ancora di più proprio alla musica di Dalla, perché naturalmente ci sono tutti gli strumenti. Grazie.